È un progetto molto innovativo legato al nostro percorso di sostenibilità, serve a creare il seme per poi creare boschi autoctoni per il nostro territorio. Le foreste svolgono un ruolo chiave nel contenere i drammatici effetti del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. Il progetto Boschi per il futuro di Misura prevede la realizzazione di vivai in campo aperto che saranno a disposizione della collettività per produrre alberi per i prossimi anni. Siamo stati nell'oasi di Pallo Laziale, un laboratorio a cielo aperto dove è possibile osservare le azioni di ripristino degli ecosistemi, nello specifico dei boschi mediterranei. Il bosco è grande 50 ettari ed è un'area protetta in cui è in corso dal 2018 un progetto di ripristino degli ecosistemi naturali, finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma LIFE. Azioni che riguardano il rafforzamento delle comunità forestali attraverso la produzione e la messa a dimora di specie autoctone, il consolidamento delle sistemazioni idrauliche per migliorare la resilienza e interventi di gestione naturalistica. A oggi, a Pallo Laziale, sono 2.500 le piante messe a dimora. Esempi di piante autoctone selvatiche non ornamentali, tra le più resilienti e adatte al ripristino degli ecosistemi, sono presenti nel vivaio forestale di Cerveteri. Abbiamo Veneto Agricoltura, l'Orto Botanico di Roma e il Parco della Maiella che ci aiuteranno in questa grande sfida. Consiste appunto nel creare un vero seme, insomma, di quelle che sono le piante autoctone che poi andranno a creare appunto alberi che verranno poi piantati all'interno del territorio, quindi alberi nati nel territorio ma capaci di affrontare le nuove sfide anche meteorologiche che ci aspettano. L'azienda ha il dovere in questo momento storico soprattutto di partecipare in maniera fattiva e con appunto attività concrete a quello che serve per aiutare l'ambiente e quindi riforestare in questo caso in maniera giusta. Ci troviamo in un ecosistema naturale boschivo all'interno di un sito Natura 2000, quindi all'interno di una network di aree protette a livello europeo. E quello che stiamo facendo è portare avanti tutto un tipo di intervento multidisciplinare di ripristino ecologico. Il bosco dove ci troviamo ha subito tutta una serie di effetti degradanti che ha portato l'ecosistema stesso a perdere di struttura e funzionalità. Interventi che noi abbiamo messo in atto con questo progetto europeo che si chiama Life Primed hanno previsto una serie di interventi silvicolturali, ma anche la raccolta e la produzione di specie vegetali autoctone che poi sono state riportate qui per riconsolidare i ecosistemi che sono stati degradati nel tempo. Abbiamo anche predisposto un sistema di raccolta idraulica che raccoglie fondamentalmente le piogge che cadono sempre più in maniera concentrata e che vanno anche a disperdersi nel tempo, e noi vorremmo provare a riequilibrare questo disequilibrio nel regime di precipitazioni raccogliendo quest'acqua e liberandola in momenti particolarmente critici per l'ecosistema stesso. La macchina burocratica pubblica non riesce a star dietro alle necessità dei territori. Nel momento in cui si è presa coscienza, e sinceramente si è presa coscienza del cambiamento climatico, il settore privato è determinante per far passare un po' il senso di impotenza che le persone hanno davanti ai cambiamenti climatici in azioni pratiche e concrete. È chiaro che bisogna che venga, che per percorso, il processo venga supportato da evidenze scientifiche, perché senza protocolli studiati e corroborati dal dato scientifico, gli interventi che vengono fatti spesso e volentieri sono destinati a fallimento. Premettiamo che nella pianura veneta la vegetazione potenziale, che vuol dire il paesaggio vegetale che ci sarebbe in assenza dell'intervento umano, sarebbe una foresta, come un po' ovunque nelle pianure. Attualmente la pianura veneta, 1.200.000 ettari, annovera tra i boschi rimasti in piedi solo 60 ettari di foresta di quercia, quindi siamo allo 0,005% della superficie. E questo dà la misura di quale potrebbe essere un obiettivo interessante anche per la vivibilità di quel territorio molto antropizzato, quello di piantare alberi, costituire foreste e boschi attorno alle città, ad esempio. L'importanza di piantare alberi è tanto maggiore quanto più i problemi ambientali sono marcati. E
e anche i problemi climatici, quindi la mitigazione, no? dei problemi, degli estremi climatici, specialmente appunto attorno alle città. Il problema è che bisogna piantare le piante giuste e bisogna avere la disponibilità di semi, perché per fare un albero ci vuole il seme, e gli arboreti da seme, i boschi come questo di cui stiamo parlando, quello che viene piantato grazie a questa iniziativa, serve proprio a questo. Cioè non è in realtà un vero bosco, è una collezione di alberi di diverse provenienze che è destinato a produrre seme per far piantine e per piantare altri boschi nel futuro, per piantare un arboreto, per avere variabilità genetica, e questo è un requisito fondamentale per attrezzarsi contro il cambiamento climatico. Serve che il bosco da seme sia ottenuto da piante con provenienze diverse, cioè mettiamo assieme diversi patrimoni genetici, aumentiamo la variabilità e auspichiamo che questo sia sufficiente a far sì che queste piante un domani trovino delle risposte a questo clima che cambia, che varia continuamente. Attualmente, io parlo della nostra regione, che è il Veneto, la superficie rispetto a quella che dicevo prima di boschi nativi è stata più che decuplicata negli anni dal 2000 circa ad oggi, e anche se questo ritmo di forestazione in realtà è rallentato negli ultimi anni, c'è comunque un fiorire di iniziative anche legate ad esempio al tema delle api e degli impollinatori, quindi di iniziative che portano a ripristinare gli habitat in senso lato, diciamo che la foresta è soltanto uno di vari habitat possibili. E il punto è che è necessario spazio per piantare boschi, è necessaria una volontà ben precisa ed è probabilmente necessario piantarli anche nel contesto, nel paesaggio agrario, cioè integrare la forestazione con l'agricoltura. In questo modo, coniugando le due cose, si possono piantare molti più alberi che non concentrarsi solamente ad esempio nelle zone urbane dove gli spazi sono gioco forza limitati. Come si sa, l'intero bacino del Mediterraneo è uno degli hotspot del cambiamento climatico. Questo ci porterà a tutta una serie di effetti, da qui a purtroppo sempre più nel breve periodo, a cambi repentini di tipologia di vegetazione e tutto quello che a esso è associato, compreso gli animali e l'uomo stesso, che ci portano a dover trovare delle soluzioni rapide, non spesso efficientemente e sufficientemente rapide, che possono essere ad esempio come quello della produzione di materiale vegetale che ti possa condurre a un ripristino degli ecosistemi stessi. E da questo punto di vista il ruolo delle banche di germoplasma e del settore delle nursery forestali, quindi dei vivai forestali, è determinante, perché non dobbiamo più occuparci soltanto di singole specie arboree, ma dobbiamo pensare che sono gli ecosistemi a essere già degli habitat, quindi dobbiamo concentrarci affinché vengano messe a dimora non soltanto singole specie, ma interi pacchetti di specie, gli ecosistemi stessi.